Clima natalizio all'Olimpico per Lazio-Milan. Sorride persino l'arbitro Lobello, malgrado la scorbutica polemica per Juve-Inter. Aria di Natale dunque, e anche se il Milan attacca, i tifosi laziali confidano che si sfati la leggenda. La loro squadra all'Olimpico, entro i primi 10 minuti, incassa sempre un gol, spesso decisivo. La chiamano la zona CEI, anche se il portiere poveraccio non c'entra. Bloccato un attacco laziale, il Milan snoda la manovra. Siamo all'ottavo minuto. Laggiù a destra salta via Galli. Dal fondo tocca Mazzola. Nel pasticciaccio salta dentro Bean e mette nel sacco. Si reclama un fallo di Mazzola. Lobello aggiudica 1-0 per il Milan. I ragazzi della Lazio reagiscono. Manca però un cannoniere. Calmi, quasi lenti, rivanno sotto i rossoneri. Lidl e Galli a registi. Brutto momento per Cei. Sotto i laziali, anche per loro un pasticciaccio favorevole, ma sulla linea salva Fontana. Gli azzurri dicono che era dentro e vogliono il gol. Lobello nega. Replica il Milan. Nulla di fatto. Ancora un cincischiato attacco laziale, stavolta parte il bolide. Ma Ghezzi non si fa sorprendere. Nella ripresa il Milan, vago del bottino, gioca al piccolo trotto, controllando l'avversario. Per Ghezzi l'impegno non è certo severo. Né il Milan sembra voler infierire, è tornata all'aria natalizia, eppure la Lazio ha sullo stomaco quel panettone del gol. Infatti i ragazzi di Bernardini scatenano Buriana sul finale. Ma il tiro decisivo va alto. Quando liquiderà la Lazio quella faccenda dei primi 10 minuti? A Krefeld sono di fronte le rappresentative della Germania e dell'URSS. Sorprendente il punteggio finale, uno scarto soltanto di 5,5 punti a favore dei sovietici. Si tratta di atleti formidabili. Pochi ginnasti al mondo, ad esempio, sanno compiere questa croce resistendo a lungo sulla posizione. Il tedesco Banz nei suoi esercizi alle parallele pare quasi guidato da una musica che lui solo sente ed eseguisce, trasferendola nell'armonia dei movimenti. Ma quale atleta al mondo potrà battere quest'imbattibile Schacklin, che alla sbarra fissa non ha competitore? È uno spettacolo di potenza, di equilibrio, di calcolo e soprattutto di souplesse.